Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test mod. Un test mod per console e per PC, un test mod tutto italiano e un test mod di qualità, perché parliamo di Farming Simulator Italia, FSI Group, e parliamo del nostro grande Miro Zed, che ci aveva già regalato delle belle chicchette marcate, brandizzate Ermo, e oggi tocca al bellissimo pack di Aratri FSV Evo, Evo 4 ed Evo 5. Vi sto facendo fare un bellissimo giro intorno ai modelli, perché ovviamente, come tutti i lavori di Miro, sono super mega iper dettagliati, perciò gli amanti del genere non possono che godere di questa vista. Ma adesso, ciancia le bande, banda di ciancia, andiamo subito a vedere nello specifico questi bellissimi attrezzetti. Li troviamo in categoria attrezzi e ovviamente aratri. Eccoli qua: Ermo FSV Evo 4 o 5, 21.000 euro di prezzo base, 280 cavalli massimi di potenza per trainarli, per trainare ovviamente l'Evo 5. L'Evo 4 invece ne bastano 230. Io vi consiglio sempre di aumentare un po' le potenze richieste, perché comunque questo farming tiene molto conto delle salite, dei pesi, quindi se magari avete un campo in salita eccetera eccetera, andate più sui 280 per l'Evo 4 e più di 300 per l'Evo 5, se volete un consiglio mio. Poi 2,4 tonnellate di peso, lavorazione 2,6 per quanto riguarda l'Evo 4, 3,3 per quanto riguarda l'Evo 5, 12 km di velocità di lavorazione. Vi faccio fare ancora un giro intorno a questo splendido modello, mentre andiamo a vederne le configurazioni. Innanzitutto ci concentriamo sui vomeri. Possiamo scegliere se vogliamo i versoi universali o i versoi a stecche. Vi ricordo che questa è una funzione totalmente figurativa, non cambia niente a livello di gioco. Poi le ruote, possiamo scegliere se vogliamo, e ve le faccio vedere da vicino, le Trelleborg T4221, le AV305, le Mitas FL02 e basta, tre sono. Eccolo qua, Trelleborg, Mitas, ecco qua. Le mie preferite probabilmente queste qui, le AV305, molto belle. Profondità di lavorazione, e qua cambia la lunghezza dei dentini, vedete? 30 o 40 centimetri, e anche questa è una funzione totalmente figurativa. Da notare che cambia anche l'attacco, vedete? Cambia anche la posizione dell'attacco. Quella specie di chiavetta, io adesso non conosco i termini tecnici, però insomma... Anche questa però, tranquilli, che è una cosa totalmente figurativa. Poi, il modello, ne abbiamo già parlato, FSV Evo 4, con i suoi 230 cavalli richiesti e 2,6 metri di lavorazione, mentre abbiamo l'Evo 5 con i suoi 280 cavalli richiesti e la lavorazione da 3,3 metri. Io vi ripeto, mi raccomando, andate sempre un pochino oltre, perché non guasta mai. Poi colore principale abbiamo il bianco ermo o il grigio ermo, guardate qua, bellissimo, e anche il colore dei cerchioni, grigio normale o argento, bello, bello ragazzi, che gli volete di, che gli volete di. E adesso andiamo a vedere questo attrezzo sul campo. Allora, ovviamente, come vedete, c'è la possibilità di metterlo in posizione di trasporto oppure di dispiegarlo. Vorrei farvi notare le animazioni belle, lente, realistiche del nostro Miro Zed, veramente uno spettacolo. Da notare anche il piedino, che quando ovviamente l'aratro è attaccato sta su e quando è staccato sta giù. Da notare tutti i collegamenti idraulici eccetera eccetera. Quindi poi c'è la possibilità ovviamente di girare l'aratro, questo è uno di quegli aratri che si gira. Vi apro anche l'F1 per vedere meglio a secondo di come dobbiamo lavorare. Ma non solo, Miro ci ha dato anche la possibilità di selezionare la modalità di lavoro: entro solco, eccola là, aspettate, entro solco e fuori solco, vedete? Entro solco e fuori solco, vedete come si sposta l'aratro? Entro solco, fuori solco. Questo è proprio per gli amanti del realismo estremo.
ecco qua. E poi ci penserete voi, insomma, a fare le cose per bene, a fare le cose super mega iper realistiche. Il mio compito è solo quello di mostrarvi tutte le funzioni e le meraviglie di questa mod bellissima, bellissima. Poi per il sorgo, entrosorgo, soprasorgo, super orzo, ci penserete voi. Guardate però l'animazione di lavoro, bellissima. Ed ecco qua, raga, non può mancare questa meraviglia nelle vostre farm. Io come sempre vi invito a lasciare 5 stellette per incentivare non solo il modding italiano, ma anche il modding di qualità. Quindi ringrazio Miroz, ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui. Vi ricordo che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30. Se avete Amazon Prime potete sostenermi gratuitamente con un abbonamento. Poi c'è anche il link di affiliazione Giants Partner per acquistare tutti i prodotti Giants dalla mia appunto affiliazione attualmente argento, ma potrete aiutarmi ad andare a quella oro, mamma mia. Poi il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming per affittare un server Nitrado. Ringrazio gli amici abbonati Anima Vita a Cuore del canale, mi consentono di portare tutti questi contenuti tutti i giorni. Grazie amici abbonati, lasciate un bel like, raga, che per voi è gratis e per me è importantissimo, è tanta roba. E noi ci vediamo al prossimo video. Evviva Miro Zed di Aratriermo. Ciao!